Ok, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti intanto ai nostri ospiti che ringrazio calorosamente della partecipazione. Abbiamo con noi Fabrizia Fiumara e Federico Foria di ETS Engineering che ci parleranno di una collaborazione nostra ormai, insomma, conclusa da un po' di tempo, avviata nel 2022 e che ci ha tenuti legati fino a settembre 2023 più o meno. È stato per noi, adesso cercherò di non dare spoiler delle vostre informazioni, ma insomma, parlo dal mio punto di vista, è stata un'occasione molto importante di avere a che fare con diversi aspetti, a partire dalla gestione del numero di punti, fino anche all'analisi delle nuvole con finalità molto particolari che vedremo. ETS Engineering è un leader di settore riguardante l'idraulica, le infrastrutture viarie e comunque vi diranno meglio i nostri ospiti e a cui concedo, insomma, subito la parola in modo che si presentino direttamente. Grazie ancora della partecipazione. Grazie, grazie mille, Emanuele. Sì, io sarò quello che vi tedierà, ma giusto qualche minuto, poi entreremo subito nel vivo con l'ingegner Fiumara, che ci spiegherà nel dettaglio poi il V-Shape e un po' di quei dettagli tecnici interessanti, insomma, che anticipava Emanuele, che andremo a scandagliare maggiormente. Chiederei, Fabrizio, se possiamo mettere in modalità presentazione, magari. Non è partita in modalità Io presentazione. vedo la presentazione condivisa, non so da chi. Ce l'ho io Ok. perché Okay. Sì. Vabbè, insomma, volendo va bene anche così. Cioè, sì. Ah, la modalità, sì, effettivamente io ce è in. l'ho No, tutto schermo. noi vediamo l'editing. Non so se è Allora. condiviso il monitor sbagliato. Forse vediamo un po'. Riprova. Sì. Classici. Eh beh, sì, ma è Sì, bello, bello un po' della una diretta. costante anche per noi. Intanto io Proviamo a fare prendo così. questo tempo, insomma, per cominciare a introdurre un po' come sarà strutturata, insomma, questa presentazione e anche, insomma, un po' quali sono gli elementi di cui andremo a parlare. Allora, come abbiamo detto, ci sarà giusto qualche minuto introduttivo in cui non solo, insomma, vi spiegherò un po' meglio qual è il contesto di ETS, ma soprattutto, quella sarà una parentesi molto breve, qual è il contesto di innovazione in cui si muove ETS, perché comunque il V-Shape, che sarà poi il nostro focus oggi, si muove in un quadro generale di investimenti da parte di ETS con il suo dipartimento. Ditemi, Adesso, sì, scusa Federico, va si vede? bene? Sì, Ok. a schermo Sì, intero. sì. Va bene, allora direi che possiamo, insomma, con il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo e quindi daremo un focus specifico a quelle che sono in questo momento i principali servizi che all'interno hanno, insomma, prodotti di innovazione che sono sviluppati da ETS inseriti all'interno delle loro attività. Se puoi tornare un attimo indietro, giusto a questo punto per approfittare per due parole in più su ETS, per far capire bene il framework in cui ci muoviamo. ETS è una società di ingegneria civile che si occupa principalmente di progettazione infrastrutturale, quindi progettazione di infrastrutture a 360 gradi. Infrastrutture, il core business nasce nelle infrastrutture ferroviarie, ad oggi si muove verso tutte le tipologie di infrastrutture, anche se comunque il core continua a rimanere sulle infrastrutture ferroviarie. All'interno della nostra struttura, qui vedete che insomma noi ci occupiamo di tanti elementi, perché andiamo dai rilievi alle indagini fino all'assistenza del cantiere, alle SBILT, al BIM, ma soprattutto all'interno del Dipartimento di Geotecnica, Geologia e Idraulica abbiamo un'area idraulica, come anticipava anche Emanuele, che poi si occupa, diciamo, di progettazione idraulica, che si occupa di idraulica sia civile che fluviale, che si occupa di studi idraulici, studi di compatibilità idraulica, si occupa anche della manipolazione di rilievi, insomma, con strumentazioni all'avanguardia, come quello che, insomma, andremo a vedere, ci spiegherà bene Fabrizia più tardi. È proprio perché abbiamo, diciamo, una
un centro di attività molto spinto sull'idraulica, che questo ha portato alla nascita di un'esigenza dal punto di vista della manipolazione dei nostri dati, che poi e delle analisi idrauliche che effettuiamo, che ha portato poi a quello che è il progetto B-Shape. Io a questo punto farei la panoramica sui principali prodotti di innovazione che abbiamo in questo momento, sono, tanto adesso li vedremo molto velocemente, sono Archita, Miret, Siturisk, poi insomma ne abbiamo insomma anche altri, V-Shape, insomma io lo nominerò un po' meno da adesso in poi, ma solamente perché poi avrete insomma molti minuti per sentirlo, per capirlo meglio. Adesso insomma un po' nel dettaglio per capire quali sono alcuni di questi elementi di innovazione che trovate qui richiamati, ma il focus da cui partire è che ETS si concentra sia su una parte tecnologica sia su una parte di analisi, che è una parte di analisi che si riversa poi in algoritmi, si riversa poi in software proprietari che vengono utilizzati all'interno dei servizi. E questo viene effettuato perché noi siamo principalmente una società di ingegneria, quindi noi siamo interessati alla fine che ci sia un'acquisizione del dato che sia funzionale alla nostra attività di progettuale in generale, o di assistenza principalmente alle principali authority che gestiscono le infrastrutture, e questo poi ci mette nelle condizioni di attivare, di standardizzare, di attivare dei flussi, diciamo, del dato e di integrazione dei dati affinché questi poi siano funzionali all'interno poi dei servizi di progettazione e di supporto alle authority. È un esempio proprio che, diciamo, calzante, lo sarà anche B-Shape, ma insomma un esempio, diciamo, che è ancora più, direi, comprensivo in senso più ampio di questo flusso, lo vediamo insomma nella slide successiva, perché è quello dei primi termini che troviamo qui, che sono quelli di Archita e poi di Miret. Una parola, insomma, due parole molto molto veloci su qual è il contesto in cui nascono tutti questi elementi. Il contesto in cui nascono è il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di ETS, che è l'altro focus, insomma, insieme al Dipartimento di Geotecnica, Geologia e Idraulica, oggi, perché il Dipartimento RS è il centro di innovazione. Quindi tutti i progetti, insomma, che noi oggi andremo a vedere, sono progetti che sono di fatto sviluppati dal Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, con tutta una rete che coinvolge università, enti di ricerca, partner di sviluppo con competenze, ovviamente con expertise molto elevata e con verticalità molto elevate rispetto, diciamo, a quelle che può avere una società di ingegneria, come in questo caso dal punto di vista informatico e della gestione geomatica dei dati. E poi il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo si assicura, come dire, lo sviluppo di questo progetto, il fatto che questo progetto sia poi, diciamo, un prodotto, un servizio utile per quelli che saranno poi gli utilizzatori finali, e soprattutto per poi, come dire, dare un beneficio a noi in termini di servizio, ma soprattutto con l'obiettivo ultimo è sempre quello di aumentare il valore nei confronti poi dell'attività che si va a svolgere, affinché le attività siano, diciamo, più efficienti, ma soprattutto siano più sostenibili, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista della gestione. E questo è un tema, perché partiamo subito con Archita e Miret. Archita e Miret ne sono un esempio. Adesso ne parleremo un po' più nel dettaglio. Archita e Miret sono una prova, insomma, di questo cappello, perché Archita e Miret, come anche altri progetti di cui io, come dire, farò una piccola introduzione, dal punto di vista del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, tutti i progetti sono analizzati in termini di processo di sostenibilità. Quindi il processo con cui viene svolto, diciamo, il servizio, il prodotto di innovazione, viene scandagliato proprio in un'analisi, diciamo, con un approccio di processo, e ne viene individuato quelle che sono come le caratteristiche e la rendicontazione dal punto di vista ambientale e sociale. Questo permette di mettere in condizione di paragonare il nostro prodotto rispetto alle baseline consolidate e capire quali sono le performance, su cui stabilire un piano di sviluppo virtuoso nel tempo. Quindi l'approccio di sostenibilità, come dire, in termini di fatti, è pienamente poi implementato all'interno dei nostri progetti. Archita e Miret sono stati i primi a partire rispetto a questo. Archita è un sistema mobile mapping multidimensionale di rilievo sulle infrastrutture,
che cosa probabilmente, insomma, per chi ascolta questo webinar sono termini già noti. Per chi non lo sono, sostanzialmente il sistema mobile significa che è un sistema in movimento, in questo caso con un mezzo strada rotaia, quindi un mezzo bimodale che si muove sia su gomma che su ferro. Multidimensionale significa che con un solo passaggio è in grado di acquisire un insieme di dimensioni, che sono quelle funzionali, che servono per la diagnostica e poi successivamente per la progettazione dell'asset galleria. Quindi abbiamo la nuvola di punti, abbiamo le foto ad alta definizione, abbiamo le termoimmagini, abbiamo i radagrammi all'interno delle gallerie, in particolare abbiamo i radagrammi sul rivestimento, quindi con un sistema DOC di braccio telescopico brevettato da noi, e sistema di radagrammi per quanto riguarda la superficie, che in funzione poi di strada o ferrovia, insomma, due configurazioni diverse finalizzate più alla parte di pacchetto stradale o più alla parte di basta. Poi questi dati sostanzialmente sono digeriti per la maggior parte, per molte delle finalità ingegneristiche, all'interno di tutto quello che è la metodologia generale che è MIRET, che poi si traduce principalmente, uno degli aspetti principali, nel software MIRET Tunnel AI, che è un software interno che noi abbiamo rilasciato a settembre dell'anno scorso e che insomma già ad oggi ha macinato insomma tra i 60 e 70 chilometri di gallerie. Quindi è un'innovazione molto disruptive, perché sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per effettuare il pre-assessment dei dati fotografici, che sono quelli su cui vengono integrati tutti i dati diagnostici. Questo permette ovviamente di supportare gli ingegneri in attività, come dire, che altrimenti potrebbero essere molto tediose e meccaniche, supportare maggiormente la loro esperienza nel dare valore poi alla validazione di questo, alla validazione e al confronto di questi dataset. Quindi il problema di big data viene trasformato in un problema di smart data, che poi viene trasformato in un problema di ingegneria. Nel caso di Archite MIRET, tutto il processo, diciamo, dal rilievo fino all'elaborazione finale, è analizzato dal punto di vista della sostenibilità e mediamente, come dire, dal punto di vista degli obiettivi della tassonomia ambientale, generalmente, come dire, beneficia in modo consistente rispetto alla baseline, almeno in un range che va dal 30-50% migliorativo rispetto alle metodologie tradizionali. Quindi l'utilizzo di strumenti mobile multidimensionali con un forte lavoro di integrazione punto di vista degli strumenti, e la parte di analisi integrata e basata sul pre-assessment di questo tipo, con questo tipo di flusso di lavoro, permette di ottenere dei benefici. Possiamo andare avanti. Insomma, Archite MIRET abbiamo speso abbastanza, ma poi dopo c'è tutto quello che arriva successivamente, che MIRET apre un po' le porte, perché MIRET sta per gestire identificazione del rischio per le gallerie esistenti. MIRET poi apre lo scenario, tutto quel lavoro che abbiamo visto prima, quella che è l'analisi del rischio, che noi effettuiamo poi come, diciamo, servizio per quanto riguarda le gallerie, in accordo con tutti gli standard normativi che ci sono, sia per la parte stradale sia per la parte ferroviaria. E qui apre le porte a quello che poi è il nostro vero focus, perché poi il focus in generale vero delle authority e dei clienti con cui abbiamo a che fare, che è quello poi della gestione del rischio. Quindi MIRET poi ha aperto le porte a quella che è la gestione del rischio in senso più ampio sull'infrastruttura, e quindi ha esteso al concetto di quello che è MIRET ES. Quindi MIRET ES è la gestione del rischio lungo l'infrastruttura e tutte le opere che contengono, tutte le opere principali che contengono l'infrastruttura. In particolare qui trovate la rappresentatività del modulo specifico per quanto riguarda la mappatura idrogeologica. L'abbiamo messo perché certamente, diciamo, uno dei moduli più complessi da gestire, perché parliamo di dati relativamente al territorio, parliamo di un'integrazione dei dati che è molto, molto, come mole, molto, molto più importante rispetto a quella che viene effettuata per le opere lineari o per le opere puntuali. Ad oggi noi abbiamo un flusso consolidato che parte in sviluppo dal 2016, che è sviluppato anche, come dire, noi guidiamo, come dire, un raggruppamento anche molto importante su questo progetto, tra università e partner, e l'obiettivo finale cosa permette di ottenere la mappatura idrogeologica? Permette di ottenere una distribuzione del rischio per tutte le unità geomorfologiche, sia naturali che antropiche, lungo l'infrastruttura. Questa distribuzione del rischio sia una distribuzione del rischio qualitativa, sia una distribuzione del rischio quantitativa. Quindi ad oggi, come dire, questa è una delle ultime novità dell'ultimo anno di sviluppo, siamo in grado di attivare un flusso anche di analisi di rischio quantitativa, quindi che va poi a quantificare quelle che sono le perdite in termini di vite umane. Questa integrazione viene effettuata anche con sistemi di allertamento pluriindotti, che sono fatti con algoritmi
che oltre a effettuare l'analisi dal punto di vista delle piogge, dell'impatto di queste piogge, le va a integrare anche con l'analisi di rischio, che si basa poi su analisi, anche quella qualitativa, su analisi quantitative, quindi su analisi di stabilità, analisi di interazione e analisi che, insomma, l'ingegneria civile conosce. Tutto questo però fa rimanere aperto un tema, quello che vedevamo prima. Parlavamo di obiettivi della tassonomia ambientale, parlavamo di gestione di rischio, anche il MIR-ETS e la mappatura idrogeologica sono analizzati dal punto di vista della sostenibilità. Rimaniamo solo un attimo su quella precedente, apre il scenario a quello che è l'adattamento ai cambiamenti climatici, che parla proprio di rischio. L'adattamento ai cambiamenti climatici lascia aperta una finestra che è quella della gestione del rischio per il cambiamento climatico, ed è per questo che, essendoci, diciamo, una mancanza in termini sia metodologici sia poi di prodotto, di servizio da questo punto di vista, ormai sono un po' di anni, quindi concettualmente siamo partiti tra il 2019 e il 2020, siamo arrivati allo sviluppo di C2Risk Infrastructure in particolare, che è una metodologia e poi che si traduce in una serie di algoritmi che permettono di valutare la vulnerabilità lungo l'infrastruttura e per tutte le principali opere che compongono l'infrastruttura, per sia, diciamo, in senso storico, sia per i principali scenari di cambiamento climatico. E questo ovviamente si va a affiancare a quelli che sono gli strumenti cartografici tradizionali in modo molto importante, perché permette di contestualizzare in modo molto più spinto le analisi rispetto alle metodologie attuali. C2Risk è nato con un processo di co-creazione che ha coinvolto, diciamo, tutti i principali stakeholder con cui noi abbiamo a che fare e che continua ancora tutt'oggi a essere in sviluppo per aumentare il dettaglio delle analisi. E C2Risk perché è importante? Perché tutti i nostri progetti, per poter rispondere a un obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, si poggiano sostanzialmente su C2Risk. Quindi C2Risk analizza il territorio, analizza la galleria, analizza il ponte, analizza la stazione, analizza il fiume che passa sotto il ponte, che potrebbe essere uno dei temi, diciamo, che vedremo tra poco, e quindi permette di poter soddisfare questo requisito. E quindi, venendo poi all'ultima parentesi, insomma, che l'ultima carrellata, insomma, che io vi sto facendo adesso, parliamo poi del passo successivo. Quindi tutti questi elementi poi vanno integrati fra di loro. Quindi abbiamo parlato di tante cose bellissime, insomma, abbiamo parlato di sostenibilità, intelligenza artificiale, di big data, di algoritmi di ingegneria, di cambiamento climatico, abbiamo parlato di un sacco di temi, li abbiamo visti in modo pratico come sono realizzati e gestiti all'interno dei nostri, prima sviluppati e poi gestiti all'interno dei nostri servizi. Poi successivamente questi elementi devono essere integrati in un approccio di asset management, che è sostanzialmente il MIR-ETS. Quindi il MIR-ETS in senso più ampio prende poi questi dati e li mette poi insieme in un sistema proprietario o insieme direttamente in un sistema che è quello del committente. Quindi questo che troviamo qui è solo, diciamo, un esempio della parte sviluppata da noi. Poi, cioè, l'asset management è quello che viene svolto generalmente dal gestore della linea e quindi si supporta sostanzialmente lui nell'implementazione di sistemi ad hoc che permettono, nei sistemi già esistenti che i nostri gestori hanno, di permettere un'integrazione efficace di questi dati, sia per la loro mole, sia per la loro complessità, sia per la loro lettura finale e per l'integrazione poi in un sistema decisionale. Il MIR-ETS è sostanzialmente tutto questo blocco di progetto molto, diciamo, molto, molto importante. Ora, da tutto diciamo, il quadro generale, torniamo su un particolare. Perché tutti gli elementi che abbiamo visto prima, ovviamente avevamo molti elementi dell'infrastruttura, non potevamo ovviamente esimerci, ovviamente con una parte così spinta, come avete capito, dal punto di vista dell'organizzazione, sull'area idraulica e sull'ingegneria idraulica, non potevamo, diciamo, non esimerci dall'analizzare quello che è il comportamento dei fondali. Quindi vedrete, diciamo, un focus magari spinto anche sui fondali, sui fondali particolari fluviali. Faccio attenzione che comunque il V-Shape ha avuto ad oggi già applicazione in tanti casi, e quindi abbiamo i casi portuali, abbiamo i casi, quindi, diciamo, di mare aperto, abbiamo i casi fluviali, abbiamo il bacino della diga, insomma, può analizzare l'invaso della diga, può analizzare tanti elementi. E questo progetto che
come dire, ora ci, insomma, ce ne parlerà nel dettaglio Fabrizia, che insomma oltre a far parte della nostra area ground, che è stata coordinatrice tecnica di questo progetto per un, come dire, una sua parte, diciamo, per la sua maggior parte di sviluppo, ad oggi praticamente ci permette praticamente di avere un sistema unico, il famoso single source of truth, come magari lo chiamerebbero, diciamo, gli integratori, system integrator, per quanto riguarda la gestione dei dati per i rilievi batimetrici, e poi soprattutto permette di effettuare, in particolare il tool di analisi per quanto riguarda le granulometrie, permette agli ingegneri idraulici di poter basarsi su dei dati che sono, diciamo, spesso, diciamo, in altri casi sarebbero presi con mezzi di indagine alquanto, diciamo, invasivi o poco produttivi, soprattutto in determinati contesti, o addirittura in molti casi presi da letteratura sulla base degli studi che sono disponibili. Invece qui, insomma, possono essere presi con anche un dettaglio, diciamo, spinto, in funzione poi, ovviamente, poi sempre in funzione del progetto. Quindi dal punto di vista della trasformazione digitale, che è un po' uno dei temi principali che dicevamo prima, dal punto di vista della produttività dell'acquisizione e dell'analisi, è un progetto che in linea assolutamente con tutto quello che dicevamo prima, e anche dal punto di vista della sostenibilità, perché non ne parleremo dopo, ma anche V-Shape è stato analizzato dal punto di vista della sostenibilità, ed è anche V-Shape, nel suo intero flusso di lavoro, è un progetto che contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi della tassonomia ambientale. A questo punto, insomma, con questa panoramica e questa introduzione, io lascio la parola a Fabrizia, che ora finalmente, dopo tutto, diciamo, tutta questa scocciatura che avete avuto da parte mia, finalmente ora vi parlerà di V-Shape. Ok, grazie Federico per questa doverosa premessa. E cerchiamo adesso di addentrarci un po' nel cuore vivo della presentazione dedicata, diciamo, al V-Shape, capire perché. Cosa è questa piattaforma? Un po' perché nasce l'abbiamo un pochettino capito, però diciamo l'approfondiamo e vediamo anche i vantaggi che porta con sé. Il V-Shape è una piattaforma web dedicata all'analisi granulometrica di fondali fluviali e marini che sono indagati attraverso tecnologie di scansione multibeam. Questa piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento e con la società GITER, di cui oggi siamo ospiti. E, è una piattaforma dedicata principalmente all'estrazione della curva granulometrica, che è uno, diciamo, dei parametri fondamentali per svolgere gli studi idraulici e di difficile anche, diciamo, estrazione, come anticipava un pochettino prima Federico. E, ETS si è posta una sfida, che è quella di creare una nuova modalità appunto per ricostruire la curva granulometrica. Quindi pensare a una nuova modalità che fosse innovativa ma anche efficiente sia in termini tecnici ed economici. Innovativa lo è perché crea un unico ambiente dove poter gestire rilievi batimetrici, monitorare l'evoluzione del fondale nel tempo, quindi confrontando rilievi di una stessa zona in epoche diverse. E estrarre la curva granulometrica in vari punti, quindi con un unico rilievo, ed ottenere anche un shapefile dell'impronta dei sedimenti, ovviamente quelli a grana grossa, quindi parliamo dalle ghiaie medie in su. E, parliamo anche di uno strumento ad alta efficienza per la ripetibilità del dato, come dicevo prima, perché con un unico rilievo noi possiamo estrarre più curve e in maniera affidabile con un tempo decisamente più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Adesso cerchiamo di approfondire un attimo l'esigenza, approfondire quali sono le problematiche che sono caratteristiche degli studi idraulici. Parliamo di rischio delle infrastrutture,
in particolar modo su quelle che insistono in ambito fluviale, su quanti viadotti noi siamo passati durante i nostri viaggi, sia in macchina che in treno. Beh, pensiamo molto spesso alla sicurezza di queste opere, la loro sicurezza, nonché la sicurezza delle persone, ovviamente, che ne fanno uso, è garantita da valutazioni periodiche sulla la vulnerabilità, che prevedono anche indagini sui processi erosivi che si innescano all'interno dell'alveo, in prossimità delle pile e delle spalle. Se pensiamo che su 100 ponti, così qua, su 100 ponti danneggiati dalle piene fluviali, 30 subiscono dei crolli, per la maggior parte dovuti a spinte idrodinamiche e ad effetti erosivi, capiamo bene qual è la necessità di effettuare queste valutazioni. Una cosa effettivamente non semplice per tanti aspetti, e uno di questi è proprio la difficoltà nel definire le caratteristiche geometriche diciamo, del fondale e capire quindi poi qual è la tendenza evolutiva dell'alveo, come questi sedimenti si spostano, quindi si depositano o vengono presi in carico dalla corrente. Quindi la nuova piattaforma pensata da ITS si configura quindi come uno strumento innovativo a supporto della gestione del rischio idraulico e della vulnerabilità delle opere di attraversamento, che ingloba al suo interno l'uso di un ulteriore mezzo all'avanguardia, che è l'Hopper. L'Hopper è un'imbarcazione a guida autonoma in dotazione di ITS ed è sviluppata dalla Maritime Robotics e ha essenzialmente diciamo, vari vantaggi: compattezza, ripeto, guida autonoma e la possibilità di investigare anche acque poco profonde e in un campo di velocità diciamo, notevole. Su questo mezzo viene installato il Norme IWBMS, che è lo strumento, il multibeam dedicato appunto al rilievo, che come dicevo prima consente di investigare profondità minime da partire da 50 centimetri fino a 275 metri, quindi riusciamo a muoverci in un campo molto, molto variabile, sia in ambiente fluviale ma anche nelle zone costiere. Ed è possibile ovviamente controllare in tempo reale il dato di acquisizione, che è definito già il sistema di riferimento grazie al sistema di posizionamento satellitare che è presente a bordo. Quindi un mezzo compatto, abbiamo un mezzo elettrico e un mezzo che può navigare in contesti spesso difficili con le imbarcazioni classiche. Ora, fatta anche qui una premessa su cos'è, perché nasce la piattaforma, vediamo adesso cos'è effettivamente il V-Shape. Il V-Shape, come vediamo, si configura come una piattaforma web, sì, ma web GIS, quindi un sistema informativo geografico che è dedicato, come vediamo qui, al territorio italiano, articolato secondo i 7 bacini idrografici distrettuali. Partendo dall'alto abbiamo il bacino distrettuale del Po, Alpi orientali, Appennino settentrionale, centrale, meridionale, poi Sicilia e Sardegna. Questo vediamo anche dopo perché è stato diciamo, articolato così il territorio. Mediante due operazioni diciamo, preliminari è possibile poi andare a effettuare le operazioni di cuore, che sono l'estrazione della curva granometrica e, come abbiamo detto prima, l'estrazione delle forme di fondo. Sostanzialmente andando a caricare un rilievo, una nuvola di punti già processata, quindi con l'eliminazione insomma degli outlier e definendo quindi una nuvola di punti pulita, mentre non grezza, e definendo un'area
di attenzione sulla quale effettuare questo calcolo. L'area massima che si può, diciamo, indagare 500 metri quadri, ma insomma, è sicuramente un ottimo risultato raggiunto rispetto a diciamo, le aree che sono caratteristiche dei rilievi diciamo, tradizionali. La piattaforma presenta sulla la barra degli strumenti, la barra laterale, ovviamente gli strumenti dedicati sono strumenti operativi e strumenti gestionali. In alto a sinistra, nel blocco degli strumenti operativi, abbiamo la possibilità di ricercare il rilievo, cercare un punto, lo stesso rilievo secondo coordinate geografiche, filtrare i rilievi caricati in funzione dell'anno di, diciamo, di censimento del rilievo stesso. È possibile, visto che, come ho detto, è una piattaforma web, scaricare dei servizi WMS, quindi forniti dai vari enti presenti sul territorio. Qui vediamo un esempio dei, diciamo, dei servizi forniti dall'ISPRA e poterli quindi gestire come... diciamo, secondo le diciamo, l'attivazione e disattivazione, le trasparenze come un WebGIS qualunque. Dopodiché, diciamo, ovviamente questi erano gli strumenti classici, insomma, per l'esplorazione e navigazione. Passiamo adesso al caricamento delle nuvi e dei punti, che vengono gestiti al loro interno secondo archiviazioni di commesse, quindi operazione preliminare, la creazione di una commessa, creazione del rilievo e ovviamente una data associata necessaria per effettuare il filtro che vedevamo prima, poi ovviamente il caricamento del file secondo un codice di caratteristiche del sistema di riferimento nel quale è stato riportato il rilievo. Aprendo così poi la nuvola di punti, la possiamo visualizzare in ambiente Po3 e navigarla secondo gli strumenti propri appunto di questa piattaforma. Come dicevamo prima, è possibile comparare i nuvoli di punti e questo è diciamo, importante nel momento in cui vogliamo vedere la variazione magari letto fluviale indagato in epoche diverse, vedere quindi come varia. E ma ancora di più quello che ci preme è andare a scoprire appunto ad estrarre l'analisi la curva granulometrica, quindi definendo, come dicevamo prima, un'area di soglia che è al massimo 500 metri quadri e lanciare la procedura. Come vediamo qui, ci consente di restituire la distribuzione granulometrica della frazione grossa dei sedimenti, quindi partendo dalle ghiaie medie e fino ovviamente ai massi. E, non solo, ma anche di avere, possiamo ottenere anche una scansione di quella... di quelle che sono le forme di fondo, sempre ovviamente correlata alle dimensioni di cui parlavo prima. Comparazione di curve granulometriche è anche fondamentale per comparare sempre due situazioni relative a epoche diverse di uno stesso rilievo e vedere anche qui come varia la distribuzione, come evolve appunto la dinamica fluviale. Passando invece agli strumenti gestionali, non meno importanti ovviamente, e, facciamo una panoramica sul tipo di utenti che sono stati pensati su questa piattaforma. Partiamo dall'utente back office, che è l'utente che ha accesso alla totalità dei rilievi, quindi su tutto il territorio nazionale, può lanciare tutte le operazioni, eseguire il caricamento di commessa, rilievi, insomma ha in mano ovviamente la gestione complessiva della piattaforma.
può nominare degli utenti tecnici referenti che sono pensati per la gestione di territori ristretti, cioè che coincidono con i bacini distrettuali. E l'utente tecnico referente quindi così avrà modo di poter controllare il territorio di sua competenza, che non andrà al di fuori del suo bacino distrettuale, e nominare e creare diciamo, dei gruppi di utenti tecnici standard che possono avere la possibilità di accesso a rilievi di aree più ristrette, visualizzando, diciamo, i risultati delle analisi. Quindi ovviamente l'utente tecnico standard ha, diciamo, ha meno possibilità di, diciamo, di muoversi al suo interno, ma con le funzionalità che sono state pensate ovviamente in base al tipo di, diciamo, di profilo. Come ogni piattaforma o diciamo software, è stato creato ovviamente un manuale, è possibile scaricare la manualistica, che è funzione del profilo con il quale si è loggati, quindi back office, se siamo loggati come back office, scaricheremo il manuale direttamente per poter navigare su questa piattaforma, avendo contezza di tutte diciamo, le operazioni che possiamo fare e di conseguenza anche, diciamo, gli operatori differenti scaricheranno il manuale correlato. Per finire, la classica per uscire fuori, ed eccoci qua. Insomma, ho cercato di eseguire una panoramica molto veloce su questo strumento, che, come dicevo prima, è innovativo e che si, diciamo, pone, diciamo, con l'auspicio, insomma, da parte di TS di creare un nuovo strumento che possa supportare l'attività di gestione del rischio idraulico e valutazione della vulnerabilità delle opere, delle infrastrutture, siano esse stradali che ferroviarie. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e, insomma, siamo aperti adesso, diciamo, a tutte le curiosità. Grazie per questa introduzione un po' lunga, ma devo dire a me anche la prima parte, dal mio punto di vista, ha dato anche i brividi, nel senso che vedere il tassello che noi abbiamo sviluppato all'interno di un processo su una scala completamente differente. Poi, insomma, abbiamo visto appunto nel dettaglio con Fabrizia quali aspetti si è dovuto mettere insieme, da quelli più tecnici dedicati alle aree specifiche verticali sull'idraulica, che però dovevano essere anche messi in collegamento con quello che è l'uso, la competenza delle autorità sui diversi territori, quindi mettere insieme anche queste richieste di completamente diverso ambito, ma che devono essere messe in gioco per poter gestire correttamente appunto anche le analisi più tecniche, insomma. Quindi io tanto ringrazio anche per aver visto poi dove nascono i dati, quindi anche le infrastrutture di rilievo che fanno parte di tutto questo processo e rendono l'idea anche su i tanti dettagli che ci sono, insomma. Quindi io ho usufruito, insomma, volentieri di questa presentazione. Spero che anche chi ci ascolterà lo farà con lo stesso gusto. E ti chiederei, appunto, al limite, una prima anche impressione su le ricadute, insomma, future e anche magari eventuali aggiunte che si potranno poi mettere a questo strumento, se avete già in cantiere idee di questo tipo. Allora, magari faccio, diciamo, un cappello, diciamo, sulla cosa. Allora, in termini di prospettive future, noi in questo momento abbiamo fatto un grandissimo
un grandissimo sforzo per mettere, diciamo, a terra questi elementi, no? Quindi mi fa piacere anche, insomma, il commento che hai fatto tu, insomma, Manuele, anche su tutta la visione, insomma, più ampia. Quindi, come vediamo, diciamo, gli elementi sono tanti, sia dal punto di vista metodologico, poi sia poi dal punto di vista di come questa metodologia si traduce in tecnologia, sia hard che soft. E poi tutto quello che c'è nel mezzo, insomma, che è tutta la parte, insomma, è tutta la parte della tecnologia in senso più stretto, all'IT, tutto, insomma, quello che gli ruota attorno. Quindi mettere a terra tutti questi elementi, certamente ha richiesto in questi anni, in particolare per gli elementi più avanzati, come abbiamo visto i fondali, abbiamo visto le gallerie, abbiamo visto il dissesto idrogeologico, ha richiesto, diciamo, uno sforzo molto, molto importante. Quindi ora noi siamo. Possiamo definirci in questo momento anche noi in una fase di adozione. Quindi siamo molto soddisfatti dei risultati, insomma, che stiamo prendendo in generale, insomma, sui progetti. Insomma, io ho provato a dare anche un po' qualche numero anche, insomma, su alcuni elementi per far capire di quanto sia importante, insomma, innovare e inserire poi questi elementi all'interno dei servizi e dei flussi, poi sono quelli, insomma, i flussi operativi che, per esempio, nel nostro caso possono essere quelli di Lego, principalmente quelli progettuali. Quindi, oh, in questo momento noi abbiamo messo a terra tutti questi elementi. Un passo, diciamo, successivo sarà sicuramente cominciare, come dire, da un lato. C'è un problema tipico come dire, delle fasi di adozione, no? Che è quella poi che questi strumenti e diciamo, queste metodologie entrino sempre, diciamo, in modo più diventino sempre più efficienti all'interno dei flussi, poi, diciamo, da una parte dell'IVA, da una parte del progetto. Quindi questo poi noi lo capiamo perché noi sviluppiamo un accetto con i nostri, come dire, i nostri partner, i nostri clienti, ma poi comunque la fase di adozione comunque mette sempre in luce tutta una serie di aspetti che ci devono permettere di lavorare sempre con una maggiore efficienza. Quindi sicuramente c'è un focus importante sull'efficienza di questi strumenti. Una volta completato questo quadro, c'è un lavoro importante sull'integrazione di questi elementi. Avete visto che ci sono, come dire, già c'è un piano. Da questo punto di vista, già ci sono degli elementi da questo punto di vista, chiaramente ora noi siamo nel corso dello sviluppo su questa parte qui. Quindi è molto ovviamente diventa tutto il valore aumenta, insomma, di un ordine di grandezza nel momento in cui noi siamo in grado di correlare l'indicazione che riceviamo da un V-shape rispetto all'indicazione che noi riceviamo, insomma, dal ponte o l'indicazione che il dissesto idrogeologico ci fornisce rispetto a una galleria, per esempio, nel momento in cui questi elementi sono in grado di parlarsi tra di loro, oltre a come già si parlano oggi, che comunque, insomma, che è un lavoro che viene fatto grazie comunque al giudizio ingegneristico, principalmente, di chi opera, che ha a disposizione questi strumenti, deve andare ovviamente in una direzione di integrazione se sempre maggiore. Quindi questo sicuramente è un passo ulteriore. Dall'altra parte, poi invece c'è la parte un po' più tecnica, diciamo verticale, all'interno di ciascun progetto, e noi su ciascun progetto abbiamo già, insomma, delle proiezioni in termini di piano di sviluppo. Questa cosa poi ovviamente rientra in un quadro complessivo in cui, come dire, chi traina di più, chi tira di più, come dire, è quello anche che assorbe, diciamo, il focus maggiore di sviluppo. Quindi per quanto riguarda in particolare il V-Shape, noi abbiamo già in realtà gli spunti di sviluppo sia sulla parte tecnologica, sia sulla parte di algoritmi, sia sulla parte legata al software. Questi elementi sono già di fatto, soprattutto sulla parte strumentale, metodologica, gli algoritmi sono già di fatto razionalizzati. Ora stiamo aspettando di completare quella che è la nostra fase di adoption, che sicuramente prenderà, insomma, questo 2024, sicuramente lo prenderà tutto quanto. Al termine del 2024 poi capiremo, rispetto al 2025, se, insomma, in funzione anche di come vanno le cose, insomma, continuare a estendere questa fase di adoption, se siamo già pronti a partire comunque con un piano di sviluppo che è quello che abbiamo comunque già in casa. Non so se Fabrizio, insomma, tu aggiungere qualcosa, ovviamente. Tu sia stato abbastanza fastidio. Va bene. Onnicomprensivo. Grazie di tutto, della presentazione, della presenza e di essere stati appunto nostri ospiti.
Quindi direi che possiamo andare verso la fine di questa. Grazie a voi Manuel per averci coinvolto nell'iniziativa. È stato comunque per noi, come dire, questo è stato veramente un progetto molto stimolante che speriamo possa, insomma, aprire comunque tanti scenari, insomma, per la disciplina, insomma, che noi trattiamo. E comunque grazie dell'invito, insomma, ci ha fatto sempre, sempre alla fine, ci fa sempre piacere condividere quello che facciamo, perché facciamo tante cose, quindi è sempre bello, diciamo, condividerle esternamente o anche a volte condividerle internamente, perché sono anche occasioni di approfondimento, questo per vedere, insomma, un po' il lavoro, come funziona, come viene svolto, ma soprattutto anche per percepire qual è la visione in termini poi di innovazione, di un'organizzazione, che spero che poi sia anche uno degli altri temi che poi possa essere saltato all'occhio. Quindi grazie comunque per averci invitato. Prego, Mi è unisco stato. al coro dei ringraziamenti, perché è sempre, insomma, sempre bello condividere cioè avere questa opportunità e condividere la possibilità di fare rete, di vedere esperienze da vari punti di vista. Insomma, Sì. abbiamo settori che si intersecano, ecco, e questo, insomma, è la bellezza, penso, di questo lavoro. E poi aggiungo, giusto io in coda, insomma, a tutto, comunque, che al di là, insomma, di noi che siamo anche, come dire, esposti poi rispetto anche alla presentazione, tutto lo dicevamo all'inizio della presentazione, no? Quando parlavamo del dipartimento, di tutte, insomma, le aree che sono coinvolte. Comunque, tutti i progetti sono sempre, diciamo, uno sforzo corale di un team, diciamo, molto. Spesso, diciamo, molto 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 più ampio, in cui siamo coinvolti noi, siamo coinvolti partner, come per esempio nel caso del V-Shape con Giterra. Ma devo dire che diversi progetti, e mai forse come questo progetto, come dire, c'è stata anche, come dire, una storia, diciamo, molto molto articolata dal punto di vista dello sviluppo. E io comunque vorrei estendere il ringraziamento sicuramente a Fabio Treglia, che, insomma, oltre ad essere, insomma, collegato qui con noi oggi, è comunque questo progetto è partito sostanzialmente, come dire, è stato, diciamo, lui il motore iniziale di questo progetto. Quindi comunque ci tenevamo a nominarlo, a coinvolgerlo, ma come anche, insomma, avete visto citati, insomma, altre partner all'interno, ma oltre, insomma, ai nostri team interni, come dire, chi c'è stato e chi, diciamo, e chi ne ha fatto parte. Comunque tutti quanti hanno contribuito alla fine a portare comunque un valore finale, che comunque quello del prodotto finale che noi ad oggi abbiamo. Quindi, al di là del grande ringraziamento che ho fatto anche in prima fase a Fabrizio, comunque questo è stato un progetto che poi noi abbiamo, diciamo, incorporato e inserito in un piano più grande, soprattutto per valorizzarlo. Quindi il nostro lavoro principale è da questo punto di vista, ma c'è stata comunque una lunga storia di sviluppo, e, diciamo, come dire, senza, diciamo, ovviamente fare gli elenchi, però mi fa piacere sempre valorizzare il fatto che quando si vedono questi lavori, come dicevi tu, Manuela, è impressionante vedere tutte queste cose nell'insieme. C'è ovviamente un grande gruppo dietro queste cose, ci sono ovviamente delle grandi stelle, quindi ci sono dei grandi fuoriclasse, che sono i nostri coordinatori. Per esempio, nel nostro caso, ma c'è comunque un grande team che lavora soprattutto per garantire la qualità, l'inserimento pertinente nei flussi di progetto, nei flussi di lavoro, valorizzare, perché la famosa massima, insomma, il 95% di quello che si sviluppa al mondo fallisce. Quindi questo, insomma, quello che insegna, per esempio, oggi parliamo di software, quello che insegna, come dire, il mondo dei software, e per garantire il successo di questi elementi c'è un grande lavoro, insomma, prima, che viene svolto in tutte le fasi di sviluppo, che certamente io voglio, come dire, certamente mi fa piacere valorizzare, soprattutto come dire, in termini di dipartimento, che abbiamo, come dire, assorbito poi questo progetto. Ma mi fa piacere, insomma, menzionare che questo progetto ha una storia, diciamo, molto lunga, che parte forse ancora prima del mio ingresso in ETS, e quindi, come dire, c'è stato, insomma, tutto un gruppo che ci ha lavorato sopra. E anche, insomma, un peccato, insomma, che poi in queste occasioni, che ci sarebbe bello, insomma, avere tutti quanti qui, che possano anche prendere un po' di soddisfazione. Però, per il momento, diciamo, io cito come rappresentante di queste persone esterne, cito Fabio,
così insomma che lui sia il rappresentante di questa voce esterna. Grazie, sicuramente mi hai anticipato nel ringraziare Fabio, insomma, perché era uno dei componenti di interfaccia con cui nell'anno abbondante di collaborazione abbiamo avuto a che fare, e quindi mancava sicuramente. Poi comunque progetti di questo tipo sono sempre molto, molto corali, è difficile poi andare nel dettaglio singole persone, anche con altre collaborazioni che abbiamo avuto, ma penso che insomma questo è stato chiaro come inserimento, come presentazione per capire dove ci siamo mossi e grazie a tutti, quindi. Francesca. Bene, bene. Allora, noi diamo appuntamento al prossimo jawbreak, ringraziamo appunto ETS e invece diamo appuntamento al prossimo jawbreak di mercoledì 3 luglio, quindi sempre il primo mercoledì del mese alle 9 e ringraziamo tutti. E niente, vedo un messaggio di Fabio che dice progetto interessante, grazie a voi per la professionalità dimostrata. Bene.